Proseguiamo con le nostre proposte di aggiornamento e formazione, le proposte del CDR ACA ovviamente, ma anche nella scuola Polo, la scuola di Achiano Gentile, che si è sempre occupata del organizzare corsi per gli studi specifici dell'apprendimento. Questa è appunto uno di quegli aggiornamenti che avevamo in animo di fare, lo stiamo realizzando anche con la partecipazione vostra, una partecipazione credo abbastanza numerosa. Questo, come sempre dico, è confortante per noi che ci sappiamo, ci organizziamo nella nostra azione didattica quotidiana, è importante anche per, soprattutto per i ragazzi e le famiglie che ricevono, diciamo, un insegnamento più adeguato, più proficuo e più incisivo della lingua inglese. Abbiamo docenti di tutti gli ordini scolari, dalla scuola materna, scuola elementare, scuola primaria, secondaria di primo grado e anche di secondo grado. È stato organizzato, come vi dicevo, la CDRH, ma questa volta in modo piuttosto anomalo, perché entra dentro anche il corso che avevamo pensato in animo di fare sui discorsi specifici dell'apprendimento. Sapete che a piano organizza da anni questi corsi, siamo diventati scuola poi da 4-5 anni, ma almeno da 8 anni facciamo parte della scuola poi comune. Poi 5 anni fa, non ricordo quanto esattamente, abbiamo messo su qualcosa lì. Quindi aderisco a questa assemblea, a questo corso di aggiornamento di formazione, docenti che provengono da scuole che fanno parte del CDR ACA, ma anche docenti che provengono da scuole che hanno aderito alla formazione sull'IDS. Quest'oggi parleremo di un argomento importante, un argomento quantomeno nuovo, perlomeno per il sottoscritto, forse per Fortunato, ma anche per Fortunato, ma sicuramente per il sottoscritto. Il metodo si chiama metodo Tessler, non so se lo pronuncio bene, comunque il quadrato. Sì, con la piazza. E metodologia per facilitare l'apprendimento della lingua inglese e dice l'autostima degli studenti, con particolare attenzione per gli studenti. La professoressa che ho qui accanto a me, la signora Sandina Spiriti, è una persona che imparerete a conoscere subito, brillantissima. Io l'ho conosciuta un'ora fa, ero già abbastanza per dire, ho capito abbastanza credo per dire tutto questo. È una persona che sta girando tutta l'Italia dal 2001-2002, se non sbaglio, sta girando l'Italia e sta portando in giro questo metodo, questa metodologia, con grande successo, devo dire, perché ci sono riconoscimenti un po' da tutte le parti che poi durante l'intervallo potete vedere, osservare i risultati. E che cosa dirvi? Vi devo dire che la professoressa Santina Spiriti ha scritto due libri di didattica, uno di metodologia e uno autobiografico. Non sapevo che presentavano questo foglio, ero da aggiornare 12 libri. Okay. Nel 2006 ha ottenuto il premio al concorso letterario Lobo d'Oro, sezione libri e saggi, e il sesto premio per la poesia su 300 partecipanti. Ricopre attualmente la carica di presidente dell'Università Popolare Umbra. Mi diceva adesso un attimo fa che è vincitrice dell'Abel Europeo 2009, che è un riconoscimento europeo per l'innovazione progettuale. Quindi siamo di fronte a una persona che ha rodato il suo metodo, lo sta facendo conoscere un po' in tutta Italia. Mi diceva che ha girato dalla Sicilia a
all'Ombrasia, sì, sì, un po' dappertutto. Quindi il primo è stato Como, no, stavolta, però il primo è stato Como. Ritorniamo. Poi, se me lo consente, la professoressa potrebbe fare anche una comunicazione di servizio. Alle 16.30 avete un intervallo di 10-15 minuti, con la possibilità di visionare i testi e alla fine di una data l'attestato di partecipazione di questa giornata. Quindi non mi resta che augurare buon lavoro alla professoressa e anche a voi. Si sente bene in fondo, sì. Sì. Perché dopo ci andremo a parlare senza queste nel piccio. Mi chiamo Santina Spirulli, come ha detto il dottor Alagna, che ringrazio, perché è importante, sì, l'unione nostra verso i ragazzi, ma è importante anche l'unione delle istituzioni, proprio come rappresentanti, e, perché comunque è un percorso che tanto più si rafforza quanto più siamo e siamo d'accordo. La parte più negativa per me sono le emozioni, e nonostante gli anni io riesco a vivere con emozioni molto forti quando sento che donne mi dedicano del tempo, perché io come donna in primis, no, conosco tutte le difficoltà che incontriamo quando ritagliamo questi spazi per la nostra crescita. Quindi un grazie di cuore come donna, come madre, come moglie, a tutte voi, non come insegnanti, questo proprio come persone, perché io conosco quante difficoltà viviamo, no? Per ritagliarci quei pochi attimi che possono servire alla nostra crescita, perché noi come madre troviamo sempre tanta difficoltà. Io l'ho scritto nell'unico libro autobiografico, ho voluto proprio riportare questo aspetto. Noi donne, noi madri, noi che teniamo sulle nostre mani la formazione dei giovani pilastri del futuro. Noi madri come mamme, ma anche come insegnanti madri, perché comunque quello che ci fa spostare e ci dà la forza di ritagliare questi spazi è anche soprattutto il bene dei nostri ragazzi, per, come formatrici, in quanto ancestralmente dotate di queste caratteristiche. Io, marciando dalla Lombardia alla Sicilia, ho incontrato pochissimi uomini, e quando li incontro come insegnanti non smetto di ringraziare loro per l'apporto che danno, perché si trova sempre meno questo settore che piano piano hanno detto è femminile, ma non ha deciso nessuno, è che si muove naturalmente. Quindi noi in quanto donne non possiamo sentirci dire dal panorama europeo che l'Italia è il fanalino di coda per quello che riguarda l'insegnamento della lingua inglese. Non lo possiamo accettare, dobbiamo unire le nostre sinergie, le nostre forze, le nostre capacità, e unendole diventare una forza. L'Italia che è stata la nazione che ha dettato legge, che ha dettato la voluta, la cultura del mondo, non può accettare, secondo me, dal mio piccolo punto di vista, il fatto che quando si tratta di insegnamento della lingua inglese, una lingua tanto semplice, non è parlata in tutto il mondo perché sono belli e simpatici gli inglesi,
No, si è definita naturalmente perché è una lingua semplice che sono riuscita a mettere dentro un unico poster. L'italiano non ci riuscirei a metterci. Quindi, che cosa è successo nella mia vita? Io ho lavorato 20 anni nel recupero privato. Non ho mai chiesto ai ragazzi se erano dislessici o non. Per me erano ragazzi che avevano difficoltà e avevano bisogno del mio intervento. Si sta dirigendo il progetto verso la dislessia, ma nessuno ce l'ha mai spinto. È come il palloncino che respira aria e si incunea dentro le nostre necessità. A un certo momento della mia vita si è materializzato tra le mie mani un qualcosa che io ho sentito poi dovere mettere a disposizione di tutti. Quindi, la parola formazione è una grande parola, ma quello che io cerco è lo scambio. Il mettere sulla bilancia chi può, chi ha, deve. Quindi, questo io che sto proponendo è ciò che io posso mettere a vostra disposizione cercando di vedere chi può farmi, a chi serve, a chi. Nessuno vuole formare altri, questo nostro è uno scambio delle nostre professionalità, della nostra intelligenza, della nostra sensibilità, unione, unirci e che abbiamo come comune denominatore l'amore per i nostri giovani. Gli studenti sono ciò che accomuna la nostra conoscenza. Io non ho mai pensato di fare qualcosa che non facciate tutte quante. L'unica fortuna che ho avuto è che le case editrici scrivo le cose, sembra che piacciono, me le pubblicano, ma io sono convinta che se noi uniamo le nostre capacità, io sicuramente donerò qualcosa a voi e voi donerete sicuramente qualche cosa a me. A un certo momento della mia vita ho sentito di dover passare il tutto, ho cominciato ad aprire le scuole, ho cominciato a sottopormi me al confronto e al giudizio, perché no, di tutte le persone che davano la possibilità di dire che cosa si era creato tra le mie mani. A questo punto siamo una grande forza, siamo tante insegnanti. Io non credo che l'insegnante possa essere sostituibile nel suo ruolo. Io credo che voi insegnanti facciate tanto. Credo invece piuttosto che non stiate lavorando i terreni senza le maniche, quindi senza gli utensili giusti. La scuola è una azienda come tutte, necessita di formazione. Senza la formazione non si ha futuro per le aziende. Quindi, adesso vi mostro di che cosa si tratta. Io già ci riconosco tutti perché sono già 176 direzioni didattiche, quindi conosco già le reazioni degli insegnanti. Ma vediamo insieme come poter incastrare questo metodo che non è sostitutivo di niente, è integrativo a tutto ciò che già si fa nelle scuole. Vediamolo un po' come il depuratore che messo al rubinetto dell'acqua ci rende l'acqua un pochino più limpida. Che dirvi? Per me le chiacchiere di presentazione bastano qui, passiamo direttamente a tanti. Speriamo, si sente la voce mia se parlo così senza solo in pizza per 10 anni. Ma sì, perché le presentazioni sono belle, le frasi rombanti sono belle, ma noi abbiamo bisogno di pratica. Di poche chiacchiere e tanti fatti. Le square, perché le square? L'ho chiamata le square perché è un quadrato, che è il comune denominatore di tutta la sintassi inglese, non di un pezzettino, di tutta la sintassi inglese. È un quadrato che messo in un certo punto ci permette di eliminare tutte le chiacchiere che dobbiamo comunque fare per presentare le regole. Le regole le abbiamo frantumate, non esistono più, è un comune denominatore. Però la scelta di The Square è anche nata, come diceva il Bresi Lavagna, che io ringrazio perché sennò qua non ci sarei, no? La piazza, dove unirci, seppur di differenti nazionalità, e scambiarci. Credo fortemente nello scambio e nell'unione.
c'è soltanto un indirizzo che possiamo camminare insieme.